Ciao a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti a un nuovo super video sul mio canale YouTube. Io sono Matteo Di Cole ed oggi ragazzi mi trovo a Trilussa, al centro di Trastevere, nel cuore di Trastevere, e sto per portarvi un contenuto fighissimo. Quindi preparatevi e iscrivetevi al canale, così sulla fiducia, se non l'avete ancora fatto siete dei pazzi, tra l'altro, così per dire. Comunque oggi, sicuramente l'avete letto dal titolo, vi porto a provare i trapizzini fatti direttamente dalle mani di Stefano Callegari, l'inventore che nel 2005 ha pensato bene di fare un mix tra il tramezzino, che è proprio lo spuntino classico del ragazzo romano, e la pizza. Quindi ha fatto sto tramezzino di pizza ripieno di qualsiasi cosa, ma non di qualsiasi cosa a caso, di cose buone, di ricette della nonna: polpette al sugo, la lingua in salsa verde, pollo alla cacciatora, cioè roba che per Roma è tradizione, e lui le ha messe tutte quante dentro sto cono, sto triangolino di pan pizza. Non lo so ragazzi, non lo so, cioè poi siamo nel 2021, lui si è inventato sta cosa nel 2005, ci ha creduto talmente tanto che è esplosa nel 2013 e tuttora migliaia di persone lo mangiano, cioè punti vendita in tutto il mondo, è una roba fantastica. Ma ora, bando alle ciance, entriamo e vi faccio conoscere Stefano. Prima che mi dimentico, perché è importante dirlo, noi oggi ci troviamo al punto vendita di Trastevere, quello a Piazza Trilussa, ma non è questo il primo punto vendita che è stato aperto. Il primo che è stato aperto è a Testaccio, nel cuore di Testaccio, proprio un punto vendita bellissimo dove io sono sempre andato a mangiare il trapezzino. Però comunque ho detto, ci sono un sacco di punti vendita in giro per Roma, in giro per l'Italia, in giro per il mondo, quindi l'ho mangiato un po' ovunque. Oggi ci troviamo a quello di Trastevere. Ma senza ulteriori indugi vi presento Stefano. Stefano Callegari, monumento delle farine, ragazzi, monumento romano della farina. Pure dei ripieni, dai. Pure dei ripieni. Bella Matteo. Ciao. Benvenuto. Vabbè, ma io ti ho appena presentato. Benvenuto. Che fai? Te la lascio a bocca vuota? Poi potete sapere. A bocca asciutta, a mani vuote. Sai, tu devi sapere che questo è il mio preferito. No. Cioè, allora, parte del mio... Come tutto il mondo. Il più venduto ovunque. Per pollo alla cacciatora. Parte del mio sovrappeso, cioè, ormai... è colpa di questo. No, dai. Ok, quindi stai, mi hai detto che questo è un vostro segno di riconoscimento ormai. Beh, cioè ormai è un mio segno, cioè un master figli. Come lo chiama? Orca, ma ti devo dire, fuori è croccante, dentro è, cioè, è sciolto. È sciolto per niente, bravo. Basta morire a me, sì. Però dai e dai ne sono riuscito. Quindi, ma io sto magno a tutto che... D'accordo che ce n'è una decina almeno. Ah. Perché fissi so, pollo, polpetta, parmigiana, sempre. Poi c'è qualcuno un po' più romano, tipo trippa, coda, la raffaratella. Poi c'è sta qualcuno vegetariano vegano, vabbè, poi vabbè, quelli freddi. Vai con me. Almeno 10 al giorno ne trovi. Non lo finisco. Ma poi scusa, Tomani. Almeno 4 ne trovi. E sono 4 su qui. Vabbè, ne mangi metà. Vabbè, fammi metà per uno. Vabbè, allora fai così. Fa quello che te pare. Preparo tutto. Tutto insieme, no, facciamo un po' per volta e poi li assaggiamo, ne parliamo. Va bene, facciamo che ne parliamo, vabbè, tutti ma com'era sta con la caccia? Aspetta, non così. Buone può fare, lo posso servire. Dai, va. Buonissimo. Ok, Sam, che ci stai a fa? Dici. Allora, questo qua... Io stamattina l'ho cotto, ma mo l'ho scaldato e quando apro, guarda che fumera. Ah. Mamma mia, profuma del buono. Allora, che succede? Mo te faccio ozzichini. All'inizio lo chiamavo il trabissino, perché è un piatto etiope, non si ridò la cucina romana, perché noi ci avevamo la serie di Aksum, un pochino abbiamo assorbito da ste famiglie, da... e quindi un tirini è diventato, non dico cucina romana, però trovi spesso qualche tata, qualcuno che te lo fa. E mo assaggiamo, però vabbè, ce ne fai un altro po', ne fai un altro po'. Ah, padellaccia di maiale, guarda che roba. Che sarebbe? Questo è prevalentemente collo di maiale, cotto con gli aromi della... da porchetta, al finocchio selvatico, il rosmarino, la sabbia, il pepe, tenerissimo, poi c'è un paio d'ore. Vabbè, allora Ste, fai tutti i trapizzini che te pare, fammo così perché non... C'è il picchiapò, poi c'avevo... Ma ti posso chiedere una cosa? Il doppia panna? Ma come no? Mo fai il doppia panna. Ma voi dovete vedere la faccia che sto facendo io in questo momento mentre gli chiedo il doppia panna. Eccolo qua! Wow, doppia panna calice. Faccio doppia panna calice, dai. Facciamo sta ricetta del Cantabrico che
la pescano in Spagna, poi la mettono sotto sale, aspra vicino a Palermo, la mettono sotto olio, cioè è una cosa top, top! Nel frattempo di qua fiocca nei delivery, così proprio gente è impazzita. Va bene, dai, faccio vedere questo, dai, faccio vedere questo. Allora, doppia panna, perché ti ricordi quando mangiavi il gelato? Certo. Me ne dice, ma metti la panna sotto. Allora che famo noi? Prima mettiamo un po' di panna, ossia alias stracciatella, poi mettiamo qualche pezzetto di ricetta giù in fondo, capito? Bella. Così trovi a sorpresa. Tipo, bravo. Poi mettiamo un paio d'alici fatte bene sopra, una di qua, una della, che ogni morso trovi qualcosa, no? Certo. Allarghi, apri, ci rimettiamo la panna sopra, la panna. Capito? Là. Apposta è doppia panna, questa è tripla, ora qua. Capito? Quanto pesa? Cioè tipo almeno 2 etti fa, secondo me. Beh sì, ci stanno calcola. Il pane, insomma, il travizzino va dai 70 agli 80 grammi. Bene, nuvoletta. E qua dentro ci stanno almeno 120-150 grammi di roba. Qua, e vabbè, quindi scusa, che famo? Ma sul travizzino è una nuvoletta, cioè 70-80 grammi è trasparente. Beh, sì, quasi. È e noi ci siamo dovuti inventare sto tipo reggicono, perché è un casino. Tu sei dovuto inventare come il travizzino. Va bene, allora Ste, dai, fanne un altro po', io ti aspetto di là, vado a controllare questi, dai. Controllo allora io faccio nessuno. Tutti i gusti e poi se diverti massaggiarli. Famo così, io controllo. Ne famo 2-3 a volta, vediamo. Fanne dai, un altro paio, io controllo che questi ne mangia nessuno, va bene, okay. Ci sgoccioliamo più tardi, okay. Ciao. Allora, ci siamo seduti, Stefano ne ha fatti un po', raccontaceli. Allora Ste, qua abbiamo il doppia panna e ce l'ha già raccontato, questo è lo zighini che ce l'ha già raccontato, ma qua che ci abbiamo? Che sono questi tre cuccioletti? Ah, questo... Vabbè, però, vabbè che ti ho detto che era il mio preferito, ma che fa venire un altro? Vabbè, dai. Sta cercando di uccidermi oggi. Questo qui, dimmelo un po', parmigiana di melanzane. Mamma mia, con un po' di pesto. Ci mettiamo l'olio al basilico sopra, oh. E un po' di parmigiano grattato grosso come finale, okay. Anche se c'è dentro, noi facciamo un sughetto, poi facciamo tutti i dadi di melanzane, le cuociamo al forno, un pochino condite. Che spettacolo. E questo? E poi mischiamo al sugo. E poi quando lo componiamo mettiamo un po' di mozzarella, un po' di parmigiano, mischiamo tutto, riempiamo il travizzino. Poi che succede? Come topping mettiamo giusto una cosa coreografica, ma anche tattile, no? Quando morde, certo. Senti questo parmigiano grattato grosso e l'olio al basilico. Quante cose c'ha da raccontare Stefano, io pensavo che avevo finito prima, invece poi è andato avanti un attimo. Ma se andiamo in profondità a scavare, ci sono tante cose da dire, più, eh. Dimmi un po' questo, raccontami questo. Questo è il più venduto, questo c'è il pomodoro. Anche se il più venduto è il pollo a cacciatore, ovunque apriamo, okay. Però quello è il più forse emblematico, no? Polpetta al sugo. Vabbè, per i bambini, sai. Chi è che piace la polpetta al sugo? Penso un po' a tutti piace, o a nessuno non piace, come ha senso. E quindi solo manzo e poi tutti gli aromi che servono, la noce moscata al parmigiano, le varie cose, prezzemolo, e poi questo sughetto bello, va bene, questo pomodoro biologico. Questo mi sembra proprio il momento di assaggiarli, poi ovviamente mando giù con il loro tè, fatto dal loro tè al limone artigianale, fatto in casa, e vabbè, buona cena, buona cena. Mangiate tutto, eh. Ok, io massaggio il doppia panna, spero che non ti offendi. Tu vuoi assaggiare? Ma lo sai che prima, mentre ti sentivo descrivere, ho detto questo... Guarda, te ne lascio un morso, anche se io amo dire che il trapiccino è indivisibile perché è un numero primo. Però un morso per uno te lo fate. Ma l'avevo sentito proprio prima. Te lo racconto. Porca troia, che buono. Vabbè, te lo raccontavi con amore come tutto, ma col gusto. Cioè proprio che era sicuramente, diciamo, perché che ciò che spinge la mia arte, il mio lavoro, è sempre il lato goloso, no? E quindi qualunque cosa faccio c'è sempre dietro una golosità che mi spinge, che dice fa così perché è più buono, e quindi poi provo, e quando racconto io mi sono zozzato. Buono, però è normale. Ho appena capito perché la maggior parte dei punti vendita da trapizzino ce l'hai tipo che so da sport. Questo non è da mangiare seduto. Questo è da prendere. Ah, anche. Sì, però meno. Cioè io mi immagino questo qua lo prendevamo stasera perché non dovevamo far video e passeggiavamo qua per Trastevere. Certo. Ma che io dico, imbattibile. Vabbè, mi vado a fare una doccia, scusate. A few minutes later. Io ho capito, ma così io ne la faccio ste, però
tu hai fatto arrivarti i trapezzini e vabbè, mo ne parliamo. Mi ha chiesto: Matteo, lo famo fa un supplì? Dimmiamo fa due supplì? Io ho detto sì, vabbè, stai un supplì, fallo fa. Ma quattro supplì, fa pure due crocchette. Ho capito, ma se vuoi fa così, cioè, ma io c'è da tornare a casa, io non posso schiattare qua così. Cioè, lo faccio volentieri, lo faccio per il video, però non è giusto. E avevo detto uno, poi ne porta quattro, si devo mangiare, perché non è che poi rimane una culina, se li porta si mangiamo. Comunque, qui ho detto, ne è arrivato qualcun altro, quindi stai, dici un po' che ci abbiamo qua. Vabbè, lì in diretta c'hai lingua in salsa verde. Ok, per chi non è di Roma. È una lingua di manzo, di vitella, comunque è un tipico antipasto romano. Ok. Praticamente si restassa lingua e anche da fredda la si condisce a fettine, a dadini così, con una bella salsa verde. Quindi salsa prezzemolo, aglio, prezzemolo, aglio, aceto, camperi, olive, alici, insomma, sta roba così. Tutta bella spinta comunque, bella... Beh, si fa sentire, diciamo. Non passa inosservata. Poi abbiamo un picchiapò. Vabbè, picchiapò. Devi sapere, Matteo, che la domanda più frequente a testaccio dove nasce, nel locale dove nasce il trapezzino. Questa la sapevo, però ero preparato, l'ho detto prima, giuro. Che cos'è? Tutti mi chiedono, ma che cos'è il picchiapò? Perché sto nome è così un po' cronomatopeico, se vuoi. Certo, no? Picchiapò. Etimologicamente sembra derivi da picchiare un po' dalla dispensa, quindi dentro c'erano una affinità, olive, capperi, un po' di tutto. Invece oggi è solo la carne con la quale facciamo il brodo, carne, ripassato, quindi una volta passata ore e ore, ripassata in padella con cipolla, olio e pomodoro. Quindi questa carne che è stata svuotata dei suoi sapori per fare il brodo buono viene rinsaporita, si ricuccia tutta la dolcezza della cipolla, il pomodoro, l'olio, e diventa una specie di spezzatino, che non è spezzatino, dà paura. Pure supplì. Già, supplì. Poi c'è stanno, il supplì emblematico, secondo me più figo che faccio è semplice. Come questo è l'aioio. Aioio e peperoncino. Cioè non c'è niente, te l'aspetti. Eppure è buono. È strabuono. Fammi assaggiare, che madonna è pazzo. Questo io immagino che sia questo. Lo faccio in cibo. Sì, il pane è fatto con i trapezzini storti, usciti male, oppure che tritati. Non avanzano perché per fortuna non è. Però sono tritati. E invece fai. Sì, seccate, tritati e ci fanno un pagliottato. Come faccio io a non godere? Proprio spaziale, porca vacca, da brutte. Vabbè, dobbiamo fare la scena su più il telefono. Dai, vediamo se il telefono. Vediamo come viene. Senta, ma lontano perché. Amore! Guardate come si telefonano questo. Mamma mia. Guardate una cosa. Loro non hanno come main i suppli. Ma sono proprio buoni. Io mi sono distratto un attimo e Stefano mi ha scavato dentro al trapezzino. Allora sono buone veramente queste polpette? Non si fa, Non si fa. O lo si mangia o no? Qua. Bello. Cosa posso? Ti dispiace? Immagino di prego. Mamma. Allora, lo dico, ma non perché ci siete davanti a me, lo dico perché va detto. Normalmente io quando mangio in un posto e le cose me le fa il proprietario, l'ideatore, senti una differenza. Io ti devo dare atto del fatto che lo scarto, la differenza tra i trapezzini fatti da te e i trapezzini mangiati alla Dispoli, a Roma, a Milano, a Napoli, è minimo. Non c'è, quasi non c'è. Questo è un grande traguardo. Questo mi fa riflettere. Perché questo è un prodotto, è fatto bene a monte, quindi mantieni il prodotto. C'è la ricetta che è perfetta e non è insbagliabile. È prodotto, capito? Non è legato a una figura. Poi sicuramente tutti sanno che io l'ho aumentato quello che è, però l'importante è che comunque lo mangi, se si comporta bene, che te lo scalda, che te lo fa. Certo, se seguono le tue direttive è perfetto. Sì. Complimenti. Grazie. Bravo, sei stato bravo, dovresti aprire in franchising. Sapete
questo che vuol dire che il video è finito. Spero che vi sia piaciuto, perché io e Stefano ci siamo divertiti veramente veramente un sacco, e questo potrebbe non essere il nostro ultimo video insieme. Quindi link in descrizione, andate a seguire Stefano su Instagram, perché sì, cioè guarda, chi è che non seguirebbe Stefano su Instagram? E ovviamente, se non l'avete ancora fatto, venite a seguire pure a me, link in descrizione. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, perché se io e Stefano faremo degli altri video, li vedrete su questo canale. Detto questo, io vi saluto Stefano, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!